Cagliari-Udinese è l'ultima partita di campionato, avete l'obiettivo del decimo posto, però ci sono anche magari alcuni giocatori da far giocare proprio per una questione di rispetto del gruppo. Cosa viene prima? Ma viene prima sicuramente al di là del rispetto che non è in funzione di quest'ultima partita, ma è in funzione di un anno passato insieme, per cui non, il rispetto va portato tutto l'anno a tanti giocatori, a tutti questi giocatori che comunque hanno avuto un comportamento, un impegno massimale dall'inizio alla fine. Io credo che però domani abbiamo una partita che può far cambiare il piazzamento in maniera notevole, perché noi in una gara, arrivare alla fine stagione in una gara, far ballare 7-8 posti, 7-8 piazzamenti vuol dire tanto, per cui per noi è importante chiudere bene e chiudere cercando di ottenere il massimo. Purtroppo dobbiamo anche, per quanto riguarda la massima posizione che possiamo raggiungere, dobbiamo anche far conto con i risultati degli altri, però ci sono le possibilità per poter fare di chiudere bene con un bel piazzamento. Ripeto, in questo momento qua, in questa ultima partita, vale molto anche questo, assolutamente. A fine stagione è anche tempo di bilanci e anche un bilancio della stagione delle partite in casa che sono state il punto di forza di questo Cagliari. C'è l'occasione di salutare il pubblico domani, c'è un messaggio da lanciare alla vigilia, un invito. Ma sicuramente il poter concedarsi, intanto con l'obiettivo in tasca, davanti al nostro pubblico, dove abbiamo fatto un campionato, soprattutto in casa, straordinario, abbiamo la voglia di farlo, di riuscire a chiudere questo cammino che è stato veramente notevole, soprattutto in casa. Per cui c'è la voglia di chiudere bene, c'è la voglia di chiamare a raccolta per festeggiare tutti i nostri tifosi, e noi siamo chiamati a dare un'ultima soddisfazione a loro. Sappiamo quanto importante sia per i nostri tifosi, per la nostra città, e sappiamo quanto anche da una posizione all'altra può cambiare la soddisfazione dei nostri tifosi. Per cui noi ce la metteremo tutta per regalare quest'ultima soddisfazione, è un bellissimo piazzamento poi finale. Come arrivate a quest'ultima partita dal punto di vista degli infortunati? Recuperato Pavoletti, sono fuori Cepitelli e Cerri oltre a Faragò, c'è qualcos'altro? No, ma Cerri l'abbiamo recuperato stamattina, abbiamo fuori Faragò, Cepitelli e Leverbe insieme a Pellegrini, appunto, che si è aggregato alla nazionale. Abbiamo fuori questi quattro giocatori, gli altri sono tutti a disposizione. Lui a Cerri, ma si è allenato solo stamattina, per cui Marò sta bene. La difesa 3 vista a Genova è un qualcosa che può essere ripetuto domani, visto che anche l'Udinese ha quel tipo di schieramento, oppure in casa si può tornare al solito modulo? Ma sicuramente questa esperienza, questa prova di giocare a tre domenica scorsa mi ha soddisfatto molto. Per cui io credo che, però è anche vero che il nostro DNA, le cose migliori le abbiamo fatte con il nostro sistema di gioco. Però anche nella partita mi piacerebbe che ci fosse la possibilità di, in base alle situazioni, di poter cambiare, anche magari ha bisogno avere la possibilità di fare entrambe le cose. Da una parte a sinistra sulla fascia non c'è ballottaggio perché Pellegrini appunto è già partito, dall'altra Serna e Cacciatore continuano a giocarsi un posto a titolare fino alla fine, sono come il ballottaggio al momento. Ma no, la competizione fa bene, perché intanto è una sana competizione. Cioè, adesso, proprio sempre per rispetto a loro, non voglio dire cosa ho deciso, ma no, vabbè, ma sono due giocatori affidabili entrambi, che hanno caratteristiche magari diverse, ma che hanno peculiarità diverse, però non è che sono due giocatori sul quale posso contare anche, e dopo, insomma, hanno avuto entrambi una grande importanza in questa stagione. Ci sono dubbi da sciogliere con la rifinitura di domani oppure è già tutto deciso? E poi Castro può giocare dal primo minuto? Ma qualcosina devo ancora, così, qualche, su qualcosina qualche riflessione la voglio ancora fare, ma non, ma non, non, non,
però insomma, mi prendo qualche ora in più. Castro, onestamente, vista anche la partita dell'altro giorno che abbiamo fatto, ha dimostrato di aver fatto 60 minuti con buoni ritmi, per cui per assurdo sembrerebbe veramente con l'infortunio alle spalle. Domani sarà una partita speciale anche perché ci saranno molti giocatori che potrebbero essere alla loro gara d'addio, diciamo. Quasi certamente sarà l'ultima partita col Cagliari di Barella, che scenderà in campo con la fascia da capitano. Che partita si aspetta e che emozioni può vivere il giocatore domani? Ma sai, adesso parlare con i se e con i ma, rischiamo magari di non commentare bene una situazione del genere. Poi vedremo poi il futuro cosa riserverà. Sicuramente, al di là dell'emozione, per chi magari può essere all'ultima gara, l'emozione secondo me deve essere quella di poter portare il Cagliari in una posizione di grande prestigio. Per Nicolò farla da capitano, perché domani sarà il capitano, per cui credo che per lui questo è doppiamente importante. Per cui dobbiamo essere bravi, tutti quanti dovrebbero essere bravi ad avere da questa emozione trarne la massima spinta per poter finire alla grande. Ma non tantissimo, onestamente, fino ad ora, perché poi è stata onestamente il fatto di non aver raggiunto la matematica certezza ha rallentato un po' tutti i discorsi. C'è da fare delle riflessioni e da lunedì mattina sicuramente ci sarà più tempo per farlo. Questa settimana non c'è stato tanto modo di farlo, però insomma un'idea da percorrere, insomma quella era già bozzata, però vanno valutate tante cose, vanno valutate insieme a tutti quanti per capire bene poi che percorso prendere, perché questo sarà importante per tutti quanti, per me compreso, insomma. Mister, salve. Intanto c'è comunque una partita da affrontare, che Udinese si aspetta. È un Udinese comunque a cui mancano molti giocatori, ma che vuole almeno fare un punto di... Sì. Io ho letto in settimana da parte di tutti una grande volontà di finire in un bellissimo piazzamento. Questo vale anche per l'Udinese sicuramente, per cui domani verranno per migliorare la loro posizione in classifica. Come noi lo riusciranno a fare magari con un peso diverso rispetto alle partite precedenti, per cui mi aspetto una squadra che venga qua a giocarsi le sue carte come del resto faremo noi. Quanto è grosso il sospiro di sollievo nel non essere coinvolti in quest'ultima giornata nella lotta a salvezza, che è drammatica anche per squadre che non sono partite con l'idea di lottare, e che prospettive ha questa zona? Ma sicuramente l'arrivarci, in tutto questo non c'è nulla di scontato, perché non è così semplice. Questo campionato, avete visto, lo dicevamo all'inizio dell'anno, ma si è verificato proprio come dicevamo all'inizio dell'anno, che è un campionato, sarebbe stato un campionato difficile, che avrebbe portato a dover correre parecchio. Noi virtualmente ci eravamo messi a posto un bel po' di tempo fa, però mancava, proprio perché le squadre correvano molto, mancava la matematica. Il fatto di esserci tolti questo peso deve darci anche quella spinta e ricordarci come ci siamo arrivati, perché poi, come dicevo prima, è un grandissimo risultato, perché guardate le squadre che sono coinvolte adesso in questo momento e vi rendete conto cosa vuol dire esserne fuori. Torno un attimo alla prima domanda su quello che riguarda i giocatori che hanno giocato meno. Soprattutto l'ultima giornata si dà spazio a quelli che magari hanno ancora zero a livello di presenze. C'è speranza per Rafael e Oliva, magari a partita in corso o addirittura già dall'inizio? Ma al di là che il piacere di mettere in campo giocatori che hanno sempre tirato
nel modo giusto e non sono stati gratificati dalle mie scelte, sarebbe un piacere per me. Però, come ho detto prima, secondo me è giusto che la squadra arrivi anche all'ultima gara proprio per chiudere in un certo modo con il massimo delle proprie forze, non che con questi giocatori non possano esserlo. Però io credo che il risultato diventa importante anche domani, noi dobbiamo andare in campo per cercare il risultato in maniera forte.